Bentrovati a Orobie Extra sul numero della nostra rivista di febbraio, un bellissimo itinerario accanto alla maestosa Presolana. Andiamo infatti al Monte Ferrantino e l'itinerario passa anche dal rifugio Albani, storico presidio di questi luoghi. Ci colleghiamo con i rifugisti Sandra Bottanelli e Chicco Zani. Bentrovati. Ciao. Ciao, buona giornata. La fortuna vostra di lavorare in un luogo splendido. Esatto. Questo itinerario del Ferrantino noi lo mostriamo sulla rivista in una condizione ancora più bella, veramente con tanta neve, che purtroppo non sono le condizioni di questi anni. Purtroppo sì, nevica sempre di meno, però dai, tutto sommato qua essendo esposto a nord, la neve si mantiene e ne viene anche abbastanza tanta. Ed è sempre frequentato questo itinerario. Molto perché tra ciaspolatori, sci alpinisti e gente che sale con i racconcini, riusciamo a lavorare e la gente ha la possibilità di, diciamo, pestare neve dal paese e arrivare fino da noi. Anche in questi giorni, infatti, da voi le condizioni sono buone. Questi giorni è un po' freddo, però il cielo è sereno, è splendido e comunque le condizioni sono ottime. Il sentiero è ben segnato, per cui si parte da Colere col 403 e si arriva al rifugio. E poi si può proseguire magari fino al Ferrantino oppure anche al Ferrante per i più audaci. Esatto, quest'anno peraltro Colere e le vostre zone vivono una situazione particolare, non si scia. Quest'anno hanno chiuso gli impianti, però tutto sommato la gente frequenta lo stesso la montagna. Speriamo che l'anno prossimo ripartano gli impianti. Ecco, il segnale che diamo noi e il messaggio che trasmettiamo è che adesso le piste si possono usufruire sia in salita che in discesa, però non passi il messaggio che l'anno prossimo, quando apriranno le piste, sarà ancora un via vai di sci alpinisti, soprattutto in salita perché è proibito salire sulle piste. Sì, voi tra l'altro anche attraverso la vostra pagina Facebook, sempre ogni fine settimana, precisate quali sono le condizioni, quali sono gli itinerari da seguire in sicurezza. Sì, esatto, teniamo aggiornato di volta in volta la situazione del sentiero e consigliamo se utilizzare ramponcini o se sono necessarie le ciaspole. Fino alla prossima nevicata, confermo che serviranno ancora i ramponcini. E com'è quest'inverno appunto particolare senza impianti, senza sciatori? Comunque, almeno così è stato anche scritto, la frequentazione c'è, le presenze ci sono comunque, però è una situazione diversa. Io credo che la montagna, in base anche alla situazione neve, al quantitativo di neve, gente ne gira sempre, però magari cambia la tipologia di gente, in base a adesso che c'è poca neve c'è più il camminatore, quando inizia ad esserci tanta neve arriva lo sci alpinista, lo snowboardista, lo corripista. Quindi in base alle condizioni della neve poi comunque cambia la tipologia di gente, ma ce n'è sempre. Voi siete aperti d'inverno tutti i fine settimana. E Esatto, venerdì, sabato e domenica. Quest'anno al sabato? faremo i primi di aprile, con i weekend di Pasqua, poi chiuderemo per un periodo. Di solito al sabato c'è una ciaspolata che ormai è un evento un po' tradizionale. Sì, li accompagniamo su a vedere le stelle la sera, facciamo un giro sopra il Ferrantino, è un giretto di un'ora. E come si chiama? Adatto alle famiglie ed è una cosa molto soft, in sicurezza con le lampade frontali, con le ciaspole, con i ramponcini in base alla situazione. E dopo si arriva al rifugio, si beve il Brulé e si va a cena. Chi è il vostro frequentatore tipo? Come sono? Ma allora dipende, perché quando c'era la seggiovia erano molto anche le famiglie che arrivavano con i bambini, magari alcuni salivano a piedi dal paese, altri approfittavano della seggiovia per agevolare la salita. Adesso sono molto giovani, fascia d'età fra i 20 e i 50, dai, giovani è un po' una bella fascia d'età. Però c'è sempre tanto interesse verso la montagna, anzi un interesse e una frequentazione che sono aumentati negli ultimi anni anche dopo il Covid. Esatto, infatti noi siamo contenti perché clienti che tornano, clienti diciamo, nuovi, vecchi che ci mandano, clienti e il rifugio diciamo, è aperto un po' a tutti.
c'è chi è esperto sale con più, diciamo, con più leggerezza, mentre invece quelli che diciamo è la prima volta che salgono da noi fanno un po' più fatica, però dai, quando arrivano qua poi alla fine si riposano tutti. E anche per voi le fatiche sono tante, non è facile fare il rifugista e non è facile farlo in inverno. Ci sono tante variabili, però anche divertente. Dico sempre che finché ci divertiamo, anche i problemi. Stamattina siamo arrivati, avevamo l'acqua gelata, quindi abbiamo già risolto un problema. Sappiamo che ogni mattina abbiamo un problema da risolvere, lo risolviamo. Poi c'è da fare la strada, c'è da portare sui viveri, per cui dai, non ci si annoia mai. La passione per voi rimane sempre per questo lavoro. Sì, Deve esserci. anche perché lavorando in una giornata come oggi, che c'è qua il cielo splendido, non fa, adesso è passato anche il freddo, pertanto vieni ripagato diciamo, dalle fatiche che ci hai messo stamattina. A volte voi appunto condividete anche immagini al risveglio, al rifugio, sono veramente luoghi splendidi, incantevoli. Sì, poi abbiamo anche la fortuna di avere, diciamo, un panorama a 360 gradi, pertanto anche dopo 5 minuti che hai fatto la foto cambia tutto, cambia il sistema, però la scena è sempre quella, ma è proprio veramente bello. In bocca al lupo allora per questa stagione, grazie, speriamo che arrivi neve. Grazie mille. Speriamo che venga neve, poi vi aspettiamo sempre per bere un bicchiere o mangiare qualcosa assieme a noi. Grazie. E come sempre vi proponiamo la scheda con tutte le informazioni per percorrere l'itinerario che vi proponiamo sulla rivista, questo al Monteferrantino. L'itinerario che ci porta al Monte Ferrantino prende il via da Colere, dove si parcheggia l'automobile alla frazione Carbonera, approfittando dell'ampio parcheggio a servizio degli impianti, quest'anno chiusi. Si imbocca la stretta via Carbonera che fiancheggia un piccolo torrente e si trasforma subito in una ripida mulattiera. La pendenza è sostenuta e il tracciato è generalmente molto battuto sia dagli sci alpinisti che dai ciaspolatori. Al proposito, si raccomanda sempre di seguire l'indicazione nera su fondo giallo con raffigurato uno sci alpinista. La mulattiera affianca la pista di sci per un breve tratto, per poi spostarsi sulla sinistra, inoltrandosi in un meraviglioso bosco. Generalmente la traccia presenta molti cambi di direzione che richiedono dimestichezza con le tecniche di salita. Si guadagna quota fino a sbucare dal bosco al cospetto della Presolana, compiendo un semicerchio per guadagnare il piccolo ripiano dove sorgono gli edifici abbandonati delle miniere. Dopo un ulteriore breve tratto si raggiunge il rifugio Albani posto a 1939 metri sul livello del mare, dove è d'obbligo una pausa per un ritemprante caffè e soprattutto per uno sguardo al meraviglioso panorama che si apre dalla balconata del rifugio. Proseguiamo quindi sempre in direzione nord-ovest, risalendo i dossi del Mare in Burrasca, nome che i valigiani hanno dato alla conformazione del territorio che ricorda appunto i flutti infuriati di una tempesta di mare. Raggiungiamo la sommità degli impianti di sci presso il rifugio Aquila, a 2165 metri sul livello del mare, per affrontare l'ultimo tratto del percorso, dove troveremo quasi sempre neve ventata, crostosa e talvolta ghiaccio, che rende indispensabile l'utilizzo dei ramponi. Dopo alcuni tornanti siamo in vetta al Monte Ferrantino, a 2325 metri, a cavallo tra Val di Scalve e Valzurio. Attenzione, se vogliamo proseguire per la vetta del sovrastante Monte Ferrante, sono indispensabili piccozza, ramponi e soprattutto una buona tecnica d'arrampicata. L'itinerario di discesa, in questo caso facile, si snoda lungo le piste, oppure nei pressi dell'itinerario di salita, più tecnico ma anche di grande soddisfazione.
Sul numero di febbraio di Orobie vi raccontiamo il progetto Una montagna di botteghe, promosso dai GALI, gruppi di azione locale Garda e Valle Sabbia 2020, Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi e della Valle Brembana 2020. Un progetto che vede al centro le botteghe e i negozi di montagna dei piccoli borghi che rappresentano molto di più di punti di acquisto. Ne parliamo con Cinzia Baronchelli, che è delegata del GALA appunto riguardo a questo progetto che punta a sostenere e a valorizzare le botteghe. Bentrovata. Grazie, grazie a voi. Un progetto appunto che punta a sostenere, a valorizzare e innanzitutto a indagare su qual è la situazione nei borghi di montagna. Sì, esattamente come hai ben anticipato Cristina, un progetto di cooperazione importante fra tre GAL che ha analizzato ben 525 attività. Il progetto parte da un'esigenza che conoscono credo tutti, sia chi ha un'attività che chi ne usufruisce, lo spopolamento montano e la chiusura di molte attività nei centri storici, penso sia sotto l'occhio di tutti, quindi un progetto sicuramente che non ha risolto il problema, ma che ha cominciato a indagarlo almeno. E innanzitutto siete andati a verificare qual è la situazione realizzando una mappatura? Esattamente, una mappatura che è stata fatta individualmente sulle tre aree, appunto il GAL Val Sabbia, il Brembana, e Laghi Bergamaschi e Valle Seriana. Ovviamente le attività sono tante, i paesi sono più di 100 tra tutti e tre, quindi abbiamo dovuto mettere questa griglia sotto i 1000 abitanti e sopra i 600 metri di altitudine. Abbiamo anche qui indagato delle tipologie particolari di attività, quindi le piccole attività di appunto di alimentari, cartolerie, tabacchi, ovviamente non siamo andati nell'artigianato perché sono poi le botteghe più a contatto col pubblico e quelle che forniscono i servizi essenziali. Questa mappatura ha dato una visione non così desolante, ma sicuramente di attività che hanno bisogno di attenzioni fiscali, di cooperazione di rete per poter andare avanti e dovranno, gioco forza, inventarsi un po' come botteghe multiservizi se si vuole guardare sul lungo periodo. Esatto, sono luoghi in cui non si trova semplicemente, non si trovano il pane e il latte freschi, ma che cominciano a dare tantissimi servizi che servono a chi abita in montagna. Esattamente Cristina, anche perché le aree che abbiamo indagato hanno anche questa particolarità spesso di essere inseriti in contesti turistici che si stanno sviluppando, quindi non solo un servizio ai residenti ma diventano anche quelle infrastrutture che servono ai turisti che frequentano, grazie a Dio, sempre più spesso le nostre Orobie. E quindi qualcuno gestito, devo dire, magari da qualche giovane che ha preso l'attività oppure persone che hanno superato magari 50 ma che hanno seguito corsi di formazione, hanno cominciato per esempio a essere il posto dove si consegnano i pacchi Amazon, piuttosto dove si fanno le fotocopie, oppure dove si possono raccogliere le medicine, insomma fanno un po' da punto di raccolta. E questo lo dice benissimo il progetto, non sono solo attività commerciali e quindi a sostegno di una famiglia, ma sono presidi sociali a sostegno di una comunità. Lo accennavi prima, queste botteghe in alcuni casi sono cresciute, in altre sono diminuite, la presenza magari è aumentata, in altre invece è scomparsa. Allora, sì, purtroppo i dati che abbiamo adesso, e pare, appunto, perché la mappatura ha fatto anche domande precise a più di un centinaio, 140 tra tutti e tre i GAL, direttamente ai proprietari. Purtroppo non c'è un ricambio generazionale, quindi qualche bottega che oggi mappiamo aperta, nei prossimi anni, quando andranno in pensione, risulterà chiusa. Sono pochi i passaggi appunto
tra familiari e i giovani decidono di spostarsi per tutti i problemi che sappiamo ci sono in montagna, le infrastrutture, i servizi, la mancanza di lavoro e anche perché c'è un aumento considerevole dell'età e quindi le giovani famiglie scendono, diciamo, in valle. Quelli che rimangono sono gli anziani, quindi gioco forza sul lungo termine, bisognerà pensare a soluzioni diverse. Per quanto riguarda invece le esperienze positive, che cosa si registra? Allora, di positivo c'è che le amministrazioni, gli enti e anche noi, insieme ai comuni e comunità montane, hanno preso di petto, insomma, hanno cominciato veramente a fare. Questa è una delle tante, ma indagini e capire come poterle sostenere. C'è stato anche un ritorno interessante, ne hanno parlato spesso anche i giornali, di giovani della città, magari anche con una laurea, che decidono di tornare in montagna perché la qualità di vita sicuramente è migliore dal punto di vista ambientale, relazionale, eccetera. Il Covid ha portato delle note negative, ma un apprezzamento anche dell'ambiente naturalistico in cui puoi vivere e crescere i figli. Quindi si sono aperte alcune cooperative, per cui di punto di multiservizi, anche collegamento con le aziende agricole per la diffusione, per esempio, del prodotto a chilometro zero, servizio di bike sharing. E quindi qualcosa sicuramente è ripartito, ma bisognerà intervenire. Per esempio, come dicevamo appunto anche sul sistema fiscale, su delle agevolazioni per fare in modo che qualcuno venga e investa, ecco. Serve infatti aiutarle, chi lavora in montagna non è assolutamente nella condizione, nella situazione che si trova ad esempio un negoziante in città, deve affrontare moltissimi problemi in più. Sì, moltissimi problemi, per esempio il fatto di poter essere servito da catene, non so, di produzione di prodotti. Faccio un esempio in Val di Scalve perché la mia cooperativa ha direttamente lì, non è all'interno del progetto, ma conosco la situazione, cioè è difficile che un produttore e un distributore porti quotidianamente prodotti freschi in alta valle perché non, le strade lo sappiamo, il traffico, le difficoltà. E quindi la piccola bottega, oltre ad avere diciamo un bacino di utenza di poter ampliare il proprio settore, ha anche difficoltà a procurarsi a un prezzo decente, diciamo, la materia prima. Spesso succede che, e questo ce l'ha detto anche nel questionario, che pagano di più loro all'ingrosso di quello che magari trova un utente nella grande distribuzione in città. Quindi questo è veramente complica le cose. La prima parte del progetto si è conclusa, c'è un proseguo. Allora, sicuramente abbiamo notato un'attenzione delle amministrazioni. Il problema, come dicevo, essendo non solo botteghe, quindi chiude una famiglia, non importa, ma veramente, ma anche a livello di paesaggio, di degrado, quando chiude una bottega, quel pezzo di strada non è presidiato, quindi fa parte anche, veramente di un contesto che migliora anche il servizio turistico. Al momento appunto è concluso, come sapete i GAL hanno anche concluso nel frattempo il settennato di progettazione con i fondi europei, se ne sta aprendo un altro e proprio perché se ne sta aprendo un altro facilmente verranno rimesse delle risorse proprio destinate alla valorizzazione, alla messa in rete delle botteghe in montagna, perché appunto grazie a questo progetto tra i tre GAL si è evidenziato un problema che non possiamo lasciare lì, ma dovremo continuare a lavorarci trovando anche delle soluzioni. Dopo la mappatura, trovare appunto delle soluzioni messe in rete, comunicazione, creare una rete tra di loro, trovare degli sgravi fiscali, insomma, ecco. Quindi sicuramente l'intenzione è di continuare a trovare nuove risorse. Importante è stata anche la collaborazione tra GAL diversi, tra territori diversi. Sì, poi l'abitare in montagna ha delle caratteristiche comuni, quello che dicevamo prima, un po' l'isolamento, la difficoltà di approvvigionamento. Sappiamo bene, non solo il problema delle botteghe, ma stanno chiudendo sportelli bancari, gli ospedali piccoli hanno meno attenzione, qualcuno è stato chiuso.
E questo purtroppo ci accomuna tra appunto le sezioni che abbiamo studiato, quando dicevo sopra i 600 metri e sotto i 1000 abitanti. Poi ovviamente ogni Gal, la Val Brembana, la Val Seriana, Gal Val Sabbia, che è vicino anche a una zona più ricca come appunto il Garda, hanno delle differenze, ma non così tante, quindi sono più i punti in comune. A conclusione del progetto è stato realizzato anche un video che guardiamo insieme. Intanto grazie Cinzia Baronchelli per essere stata con noi. Grazie a voi per l'attenzione e viva le botteghe di montagna! L'attività ha avuto comunque un bel riscontro, è stata comunque positiva anche per me, una crescita personale. Abbiamo fatto conoscere le attività comunque locali che in questi anni stanno veramente mettendoci del proprio anima e corpo per riuscire a andare avanti. Un bellissimo progetto, quello di una montagna di botteghe fatto tra tre Gal, quindi un progetto di coprogettazione e cooperazione, già questo indica l'importanza di aver coinvolto un grande territorio. Una montagna in bottega è stato un progetto molto, molto bello, ha aiutato veramente, secondo me, anche a valorizzare e far conoscere le attività commerciali che sono nella nostra valle, che meritano comunque una visibilità più ampia e anche un riconoscimento di quello che fanno. Si conclude qui questa puntata di Orobie Extra. Grazie per essere stati con noi. Vi do appuntamento la prossima settimana.